Qua parliamo di un taglio di ore che sta facendo la DUSMA, siamo venuti qua a parlare alla regione e niente. Nella prima accordo non c'è stato niente, sono dovuti risalire un'altra volta sopra. Per fare l'accordo ci hanno fatto ancora una proroga per un mese. Noi domani dovevamo andare a firmare il taglio delle ore, che si tratta dal 40% al 33%. Quindi non c'è stato verso. L'unica persona che sono riuscita a fare era i sindacati, parliamo, tutte tra le sigle. L'unica cosa è stato questo mese di proroga, che comunque non ci fermeremo, sicuramente qua. E quante siete più o meno? Siamo 400 persone delle Molinette e 200 persone circa Regina Sant'Anna, tutta Città della Salute, con un taglio dal 40% al 33%. Ok, e mi dicevi che qua stasera siete venuti appunto a chiedere conto di questa situazione? No, che non ci fossero i tagli delle ore, perché okay, già non ce la facciamo così a pulire, a tenere puliti gli ospedali, okay, che è evidente. E cos'è successo? E cos'è successo? Niente, alla fine non volevamo farlo uscire, perché volevamo comunque una cosa netta, un taglio che non ci fosse un taglio. Alla fine tutta la polizia è venuta addosso e ci hanno blindato, loro sono usciti dall'altro lato e basta. La ragazza si è sentita male, è andata a pronto soccorso, l'altra gli è arrivata una mano a manganellate che è sbattuto contro il muro, pronto soccorso, pure l'altra. Tutto così, e siamo tutte donne. È agguerritissima. È uno schifo, ma è uno schifo. Noi abbiamo aiutato questo appalto a vincere tutti gli appalti possibili. Non meritiamo questo servizio. L'ospedale sarà pieno di infezioni. Per favore aiutateci tutti quanti, perché abbiamo bisogno, ci fanno fare il funerale del nostro stipendio. Grazie. Io non ho parole di quello che sta succedendo, siamo derivati alla fame. Domani venite che c'è il funerale, alla manifestazione. Alle 9 alle Molinette, venite tutti.